credo che vada avanti. Prendete tutte le vostre acque. Scusa, non mi sta parlando. Ok. Metti. Ok. Allora, prendete le vostre bottiglie d'acqua. Buonasera. Io non lo so, non ho idea se lo specchio dell'anima sta trasmettendo. A me non mi funziona il computer, in stanza. Non lo so se sta trasmettendo perché mi è apparso. Annabelle, come stai? Leila, ci ho provato io, non lo vedo sullo specchio dell'anima perché non riuscivo a entrare qui. Adesso ci riprovo, Là c'è la ok? vita. Perché mi è uscito un messaggio di una nuova app su. Cioè, ok, meno male. Vuoi dire, ma. Sì, Ok, buonasera buonasera. Saverio. Sì, si vede perché a me è arrivato il messaggio che stai trasmettendo in diretta. Ok, benissimo. Buonasera Saverio, ciao a tutti. Ciao, ciao. Allora, buonasera, già che siamo trasmettendo in diretta, Ciao. approfittiamo. Buonasera. Ciao. Ciao ragazzi dello Specchio dell'Anima. Oggi Luca non sarà tra di noi perché lui ce l'ha, dovrà fare degli esami domani mattina molto, molto prestissimo. Quest'ora credo che stia già a nana. E così siamo noi. Adesso facciamo la nostra preghiera, chiediamo un'attenzione in particolare a una persona, un'amica di Rosaria, che sta molto, molto male, intubata. È chiaro che chiediamo a tutti le persone che stanno male, stiamo pregando per tutti, no? Ma quelli che conosciamo, mettiamo la nostra intenzione di più perché conosciamo le persone. Quelli che non conosciamo, mandiamo anche in questo momento l'energia di amore, di guarigione e di forza che questa serata ci potrà proporzionare. Allora, ci concentriamo, mettiamo le nostre intenzioni e chiediamo, Maestro Gesù, benefattore spirituale di questa casa, Ehi, Lampa, prima cosa. di tutte le persone che stanno in questo momento chiudete l'audio se non parlate. Stiamo pregando in questo momento, dopo potete parlare, ok? Chiediamo, Maestro Gesù, ai benefattori spirituali, di essere con noi in questo momento, in tutte le nostre case. Chiediamo la protezione divina per noi e per le nostre case. Chiediamo specialmente in questo momento l'amica di Rosaria e poi a tutte le persone che si trovano nelle stesse condizioni. Sappiamo che tutto quello che succede nella nostra vita, nella vita di ognuno, è quello che è meglio per la nostra anima, perché noi abbiamo un'anima immortale, perciò quando chiediamo sempre che sia fatta la volontà del Signore, perché Lui sa quello che è meglio per la nostra anima. E chiediamo ai benefattori spirituali di benedire, fluidificare, magnetizzare queste acque affinché ognuno di noi possa ricevere e anche l'amica di Rosaria, quando riceverà qualche goccia d'acqua che la daranno, quest'acqua sarà già fluidificata per lei. Mandiamole questa nostra energia di amore, di unione e di coesione nell'intento di aiutare queste persone a sollevarle, a dare conforto e chissà, guarigione. Miglioramento perlomeno nelle loro condizioni. Chiediamo che questa serata porti pace, tranquillità, amore e intenzione di bene nella nostra vita di ogni giorno. Grazie. Grazie. Allora, ragazzi, buonasera. Oggi è un giovedì del libro dei medium. Giovedì scorso era stato del libro degli spiriti. Con le leggi
con le leggi naturali e le leggi divine. Io condivido lo schermo, vorrei che qualche italiano leggesse quello che condivido. Qualcuno si offre? Condividi. Rosaria, leggi tu, così ti rilevi un poco. Va bene, ok. Riesci a vedere, Rosaria? Sì, sì, riesco a vedere. Ok. Sì. Seconda parte, capitolo 4, teoria dei fenomeni oggettivi. Scusa un attimo che così mi chiudo il cellulare. Ok, vabbè. Allora. Scusa, eccomi qua. Allora, questo argomento rappresenta un breve riassunto dei capitoli 1 e 9 della seconda parte del libro dei Medium. Il nostro obiettivo sussidiare la comprensione funzionale dei fenomeni obiettivi, ossia come loro accadono. Inizialmente risaltiamo il dialogo tra Allan Kardec e lo spirito San Luigi, paragrafo 7 del capitolo 4, teoria delle manifestazioni fisiche, che chiariscono con grande precisione il meccanismo e gli aspetti funzionali della medianità, gli effetti fisici, oltre altri temi degli altri capitoli. Anticipando quelle citazioni e commenti, alcuni concetti minimi estratti dal capitolo 1 a 3 devono essere presentati qui. Ok, volevo chiarire che in questo capitolo quarto, no? Nel paragrafo 74 ci stanno queste domande e risposte, no? Questo dialogo che ha fatto lo spirito di San Luigi. San Luigi il re, questo San Luigi è quello re di Francia, e lui ha aiutato nella codificazione, ossia ha aiutato quando Kardec ha elaborato tutte le risposte e domande. Uno degli spiriti che hanno aiutato a creare questa filosofia è stato proprio lo spirito di San Luigi, che si è manifestato, ha detto che era, che faceva da spirito guida in questo frangente. Lui ha fatto delle domande all'incerca, non so se vi ricordate la volta scorsa che abbiamo visto, che parlava del perispirito, che era molto molto importante conoscere gli effetti e il perché del perispirito, che sarebbe il doppio eterico, il nostro corpo astrale sarebbe per spirito. Questo abbiamo già detto tante volte, ma comunque quelli che ancora non lo sanno vanno a leggere questi file che ho già mandato a voi nelle chat, che voi potete consultare le anteriori. Questa è la quinta, il quinto capitolo nostro che stiamo facendo. Quarto qua, ma è già il quinto file che io produco per voi. Perciò questi concetti presentati qui sono quelli da partire del 74, che ne vale la pena leggere, che sta nel paragrafo 74 del libro dei Medium. Ok? Vai. L'idea di anima come spirito incarnato, costituito di spirito, perispirito e corpo somatico. Ecco, qua lui dice che cosa è un'anima, no? L'anima è quando lo spirito è incarnato. Quando non è incarnato, ossia quando non c'è un corpo somatico, un corpo fisico, si chiama spirito. Poi il perispirito, che cosa sarebbe il perispirito? È un corpo astrale. È il corpo che noi spiriti usiamo per vivere nel mondo spirituale. E fa da collegamento tra i medium, fa da collegamento tra il nostro corpo fisico, no? E il nostro spirito propriamente detto. Ok? B.
B. L'intendimento che per ispirito è l'involucro fluidico sottile dello spirito, che funziona come mediatore plastico o modello ordinatore biologico, che promuove il legame tra lo spirito e il corpo fisico come unità funzionale. Ecco, lui dice unità funzionale perché agisci sulla materia e agisci sullo spirito. E questo corpo fluidico, no? Sottile, che è più sottile del corpo denso, perché il corpo denso appartiene alla materia del pianeta Terra, no? È diverso quando stiamo nel mondo spirituale. Sì. C. Il perispirito, a causa delle sue funzioni e proprietà, è l'intermediatore di tutte le comunicazioni medianiche, tanto quelle che avvengono attraverso la materia inanimata, quanto quelle che si evidenziano attraverso gli organi sensoriali umani. Ecco, che significa materia inanimata? Un tavolo. All'epoca di Kardec c'erano i tavolini giranti, no? Che si alzavano, che giravano, e quella era materia inanimata. Então, o perispirito, a causa delle sue funzioni e proprietà, che ne vale a pena capire, che ci sta nel paragrafo 74 del capitolo 4 del libro dei Medium, no? Il perispirito serve come intermediatore, no? E diciamo così, agisce sulla materia inanimata, riesce attraverso la materia inanimata o anche gli organi sensoriali umani, della visione, della vista, del tatto, tutti quegli nostri organi sensoriali, l'effetto delle telecinesi, di tutti gli altri effetti, fenomeni che accadono. Appartengono a questa all'azione del perispirito sulla materia, tanto animata come siamo noi, no? Animati, animati pure, ma no, animati nel senso che vivi, e inanimata come un caso di un tavolo, ok? Di. Esiste una differenza costituzionale tra il perispirito degli incarnati e quelli dei disincarnati, dovuto l'esistenza del fluido vitale dei primi. È a causa di questa differenza che lo spirito disincarnato ha bisogno del medium per produrre qualsiasi fenomeno di intervenzione sulla materia, sia animata o inerte. Invitiamo a tutti di leggere il paragrafo 74 del LM, dove sono tutte le domande su questo argomento. Libro dei Medium, del libro dei Medium, dove ci sono tutte queste che fanno riferimento a queste cose. Qua è solo un breve riassunto che uno quando legge, no, un libro dei Medium, alle volte dice: ma io non ho capito bene che cosa significa, che alle volte è difficile prendere il sumo perché ci sono tante parole, tante paroloni, no? Ma qua praticamente se fosse una cosa di computer, io avrei dire, potrei dire che diciamo così, ricerca avanzata, perché noi stiamo qua partendo dal principio in che noi stiamo studiando il libro dei Medium, o stiamo studiando la medianità, come si produce, come avviene, cosa causa e gli effetti che causa in noi e nell'ambiente che ci circonda. Perciò ha importanza di vedere, di leggere con attenzione. Qua potete usare questi file, questi testi che sto producendo per, diciamo così, un riassunto di quello che leggete, ma non vi esimi di leggere, per piacere, vi prego, leggete. Perché questo qua vi servirà come notazione per quello che avete letto, ok? Sui meccanismi della medianità, gli effetti fisici. Abbiamo selezionato dalle lezioni di San Luigi le seguenti questioni. Se noi abbiamo ben compreso ciò che avete detto, il principio vitale risiede nel fluido universale, lo spirito. Attinge in questo fluido l'involucro semimateriale che costituisce il suo perispirito ed è per mezzo di questo fluido che gli agisce sulla materia inerte. È così? Sì. Sì, vale a dire che anima la materia di una specie di vita fittizia. La materia si anima della vita animale. La tavola che si muove sotto le vostre mani vive come l'animale, obbedisce da sé stessa a
all'essere intelligente. Non è che quest'ultimo la spinga come l'uomo farebbe d'un peso. Non è che la tavola, quando si innalza, sia sollevata dallo spirito a forza di braccia, ma è la tavola animata che obbedisce all'impulso dato dallo spirito. Allora, spiegando questa parte, no? Che quando lui dice, no? Che il fluido, a parte tutto, no paragrafo 74, spiega bene che cosa è il fluido vitale, il fluido universale, no? Perché un fluido universale in una realtà, per la scienza di oggi, questo è stato scritto nel 1858-57, non mi ricordo, sono passati 160 anni e sta facendo, compie gli anni questo, 160 anni quest'anno, 2021. E quando lui ha scritto questo, i scienziati ancora non avevano scoperto che esiste la materia oscura o l'energia oscura che pervade tutto l'universo conosciuto. Non esiste il vuoto. E ma la maggior parte di quello che esiste è creato da lì. Tutta la materia fisica viene da questa materia oscura, da questa energia oscura. È creato da questa forza che ancora non è ben compresa dalla scienza, che Allan Kardec ha dato il nome di fluido cosmico universale. E noi nella Genesi, anche nel libro della Genesi di Kardec, possiamo vedere la spiegazione che lui dà al fluido cosmico, che è come se fosse l'alito di Dio, l'alito della creazione divina. Tutto che esiste nell'universo è fatto dal fluido cosmico universale, che questo fluido utilizza le energie esistenti che Dio ha dato l'impulso della creazione e usa per creare mondi, cose e esseri. Perciò questo fluido qua lo sta dicendo che non è un tavolo che si alza da solo perché ha la volontà propria. No, è alzato è animato questo tavolo quando si alza, è animato dall'impulso dato dallo spirito, non è che improvvisamente qualcosa si alza. Quando diciamo mo più avanti parlerà di questo, no? Quando diciamo che queste case infestate non funzionano da sola, non esiste casa infestata se non c'è nessuno dentro. Perché ha bisogno del medium, del fluido vitale che esiste negli esseri umani per poter produrre il fenomeno. Vai avanti, aspetta, fammi alzare qua. Qual è la parte del medium in questo fenomeno? L'ho già detto, il fluido proprio del medium si combina con il fluido universale accumulato dallo spirito. È necessaria l'unione di questi due fluidi, cioè del fluido animalizzato, con il fluido universale per dare la vita alla tavola. Ma notate bene, questa vita non è che è momentanea, essa si spegne con l'azione e spesso prima ancora che finisca l'azione, cioè appena la quantità di fluido non è più sufficiente per animarla. Ecco, molte volte quando accadono dei fenomeni, no? Improvvisamente finisce il fenomeno. Io quando è venuto qua a Salerno, quando è andato a Milano, dove va Florenzo Anton, quel medium che fa la pictografia, diciamo così, la pittura, no? Medianica, che si chiama pittura medianica. Lui mette una musica molto alta e le luci basse. E un minimo agitazione del pubblico o la minima la luce è molto forte può semplicemente bloccare l'effetto e lui non fa più niente o comincia da capo. Quando lui è venuto qua, addirittura io pregavo perché dovevo tenere le tele perché lui era molto veloce,
dovevo sostenere io di un lato e un'altra ragazza di un altro lato per tenere ferma la tela che lui dipingeva, no? Con gli occhi chiusi. E io pregavo perché c'ero paura che pure i miei pensieri potessero disturbare la sua, un processo, no? Perché loro percepiscono e mettono il fluido, l'ectoplasma di ognuno di noi per poter produrre questi fenomeni. E questo ectoplasma, una volta che non c'è più, no? Finisce, come abbiamo detto pure l'altra volta, che quando si fa degli incontri, no? di questi incontri che si fanno, che mostri sarà una a schio, che quando ci, si fanno questi incontri, che ci sono tanta gente, la gente che fa la domanda al medium che sta lì sul tavolo con tanta gente, man mano che la persona riceve la sua risposta, se ne va. E quando se ne va, diminuisce la gente nel salone e l'energia cala. E l'effetto che teneva all'inizio, quando c'erano tutti quanti che partecipavano, viene meno quanto meno gente c'è, perché si utilizza questa energia delle persone presenti per poter far sì con che il fenomeno sia prodotto. Perciò è importante, è una questione pure di carità di ognuno che va a questi congressi, a questi incontri, di rimanere dall'inizio alla fine, anche se ha avuto già la sua comunicazione, ma di rimanere lì per poter dare opportunità pure a quelli che sono arrivati in ultimo di poter ricevere con la stessa intensità e energia la comunicazione. Allora, fammi alzare ancora. Dopo fate tutte le domande possibili e immaginabili a me, ok? Vai, risotto. Quale parte è riservata in questo caso alla volontà del medium? Chiamare gli spiriti e assecondarli nell'impulso dato al fluido. Dice, quale parte? Che cosa fa un medium in questi casi, no? Lui chiama, fa la convocazione nel senso che sta lì per poter chiamarli li asseconda dando il suo fluido cosmico, il suo fluido vitale, il suo ectoplasma. Vai. L'azione della volontà è sempre indispensabile. Essa si aggiunge alla potenza, ma non è sempre necessaria, poiché il movimento può aver luogo contro e malgrado questa volontà, ed è questa una prova che vi è una causa indipendente dal medium. Ecco, quando alle volte non è che loro agiscono con la volontà del medium che chiede aiuto, che chiede l'opportunità di fare queste comunicazioni, ma anche se non succede niente, loro agiscono lo stesso, no? E no, diciamo così, alle volte non è un medium che vuole, indipendentemente dal medium. Perciò ci sta in questo libro dei medium, ci sarà poi la classificazione dei tipi di medium che fornirà la precisa idea di quello che stiamo parlando qui. Perché per ogni tipo di medium, di medianità, ci sta un modo di approdarsi al mondo spirituale e agli spiriti. Perché molte volte, per esempio, nel caso della pittura medianica, la mia gattina oggi sta abbastanza fedente, nel caso della pittura medianica, molte volte il medium percepisce il primo spirito che arriva, un primo pittore, diciamo, spirito del pittore che arriva. Poi dopo lui non percepisce più niente e non sa neanche che cosa sta facendo lì, no? Perché un medium agisce direttamente su un medium, un spirito agisce direttamente sul perispirito del medium. E il medium agisce sotto l'influenza di questo spirito. Addirittura, io una volta ho domandato a Florenzo perché, come mai tu togli le scarpe quando va a dipingere, fa le pitture medianiche? Io pensavo nella mia testa che lui tirava per avere contatto con la terra, per passare l'energia attraverso i piedi, queste cose, no? Lui ha detto: no, io tolgo le scarpe perché non so mai se devo dipingere con le mani o con i piedi, perché lui dipinge pure con i piedi, con gli occhi chiusi, con tutti i colori a olio poi.
Perciò, então lui dice, non so mai quando devo, se devo dipingere con le mani o con i piedi. Perciò, in questo caso, è indipendente dalla sua volontà. Osservazione. Osservazione, il contatto delle mani non è sempre necessario per far muovere un oggetto, lo è più spesso per dare il primo impulso, ma una volta che l'oggetto sia animato, può obbedire alla volontà senza contatto materiale. Ciò dipende sia dalla potenza del medium, sia dalla natura degli spiriti. Un primo contatto non è neppure sempre indispensabile, se ne è. Ne ha la prova nei movimenti e spostamenti spontanei che non si pensa di provocare. Perché questo è lo caso della telecinesi, che tu metti un oggetto davanti, no? E può toccare a prima volta come, e poi si può muovere da solo, da lì in diante non è necessario che stia là con la mano sopra l'oggetto, non basta che la prima volta lo tocchi per dare il tuo fluido, la impronta iniziale e poi lo spirito fa il resto da sé. Ma è molto raro che po si possa vedere questi fenomeni così, perché ci vuole una potenza medianica molto, molto, molto elevata. Aspetta, fammi saltare. Ok, dice no. Perché non possono tutti produrre lo stesso effetto? E perché tutti i medium non hanno la stessa potenza? Ciò dipende dall'organizzazione della maggiore e minore facilità con la quale può operarsi la combinazione dei fluidi. E poi lo spirito del medium simpatizza più o meno con gli spiriti estranei che trovano in lui la potenza fluidica necessaria. Questa potenza assomiglia a quella dei magnetizzatori, che è più o meno grande. Sotto questo aspetto vi sono individui i quali sono completamente refrattari. In altri, invece, la combinazione si opera soltanto per uno sforzo della volontà. In altri, infine, ha luogo così naturalmente e così facilmente che non se ne accorgono neppure e servono, a loro insaputa, da strumento, come abbiamo già detto. Vedi. Molto, vedi appresso delle manifestazioni fisiche spontanee. Questo accade, no caso, quando ci danno delle dritte, no? Quando gli spiriti ci danno suggerimenti, o addirittura fanno cadere qualche oggetto, fanno fare alcune cose così che noi pensiamo che sia una cosa per caso, alla caso, no? Ma come qua sta dicendo, dipende dall'organizzazione di ogni medium, no? Di come fa, come lo medium, la sua organizzazione fisica, psicologica, mentale, per poter produrre questi effetti. È chiaro che quanto più è sprovveduto di cattiveria, essendo abbastanza conoscitore, conoscente di se stesso, che fa un lavoro su di sé, che lavora per migliorarsi se stessi, per poter aiutare le altre persone con un intento di servire, è chiaro che la medianità si produce di una maniera più evidente e più potente, ma dipende molto dal medium. Alcuni cominciano facendo delle cose che sembrano, no? Che per noi non è niente di soprannaturale, è tutto naturale, perché noi sappiamo, perciò stiamo spiegando questo, sono i fluidi che agiscono. Lui dice come quella dei magnetizzatori, come quella che usavano i magnetizzatori, perché il magnetismo è vivo, è forza, si può misurare il magnetismo di ogni persona e delle cose. E se tu hai la potenza di catalizzare questa energia, tu puoi fare delle cose indipendentemente che sia del mondo spirituale o meno. Ma quando utilizzi il mondo spirituale, se tu riesci a catalizzare la tua energia vitale con quella dell'ambiente di ectoplasma delle persone, tu riesci ad avere un fenomeno alla grande, molto, molto preciso e perfetto. Posso dire una cosa? O dopo? Se tu sei e dici dopo è meglio, perché può essere che la Ok, tua. Non va bene, ok. ti scordare, ok? Osservazione.
Il magnetismo è senza dubbio il principio di questi fenomeni, ma non quale generalmente si crede. La prova è che vi sono potentissimi magnetizzatori, i quali non farebbero nemmeno muovere un tavolino, mentre invece si trovano altri individui che non possono magnetizzare e persino fanciulli ai quali basta posare le dita sopra una tavola pesantissima per farla agitare. Dunque, se la potenza medianica non è in ragione della potenza magnetica, è perché vi è un'altra causa. È la causa spirituale, vuoi dire che è un mondo degli spiriti che sta influenzando in questo momento, in quel fenomeno. Ok, vai. Più avanti nel paragrafo 75, Allan Kardec introduce nuovi elementi per la comprensione della partecipazione del medium nel fenomeno medianico. Ok, domanda, Antonia. Sì, volevo dire, no, per quanto riguarda l'energia delle mani, ci sono persone che guariscono, cioè hanno il potere di guarire. Diciamo, però io era una domanda mia, il mio pensiero va a quelli, cioè se noi, loro hanno il potere di guarire sempre perché non è giunto quel cioè non è giunto quel giorno per loro, perché non è una scelta della persona che può far starla in vita. Non so se mi sono fatta capire, Lela, quello che volevo dire, cioè hanno questi poteri energetici. Che per dire che ecco anche quando Sai Baba che prendeva con Allora, magnetizzava io spiego, se no facciamo troppo. confusione, sì, scusatemi. No, hai fatto bene. Allora, il potere magnetico abbiamo tutti, non è un dono, non è un dono, abbiamo in dotazione, tutti abbiamo in dotazione i poteri magnetici, no? Un potere magnetico combinato con il potere medianico dal mondo spirituale, anche lì è una questione di cosa interiore del momento di servire. Il fatto che funzioni o meno come guarigione ci vuole l'intento, l'intenzione del medium di cercare di aiutare. Come fanno i santini, no? Le persone che dicono, ah, preghiamo la Santa Rita, Santa quell'altra. La tua intenzione, chiedendo un intervento divino per una cosa, una persona, no? Metti più energia in quello che tu stai facendo. Quando facciamo il passi, no? Che è un passaggio magnetico di energia, diciamo così, non è che doniamo, che è roba nostra. Ci sta chi dà la roba nostra come il fatto dei reiki, dell'imposizione delle mani, no? Ma quando parliamo del mondo spirituale è diverso perché noi chiamiamo a noi una pleiadi di spiriti, di medici del mondo spirituale, dei medici, degli spiriti di questi medici che vengono ad aiutarci e a dare quello che è necessario per quella persona in quel momento. Alle volte quello che è meglio per quella persona in quel momento, alle volte è un sollievo, alle volte è solo una carica di energia, alle volte è una guarigione, alle volte è la morte. Perciò non sappiamo che cosa ognuno di noi è riservato a ognuno di noi perché abbiamo chiesto noi il nostro percorso di vita in questa terra, no? E non sappiamo come andrà a finire. Sappiamo che abbiamo un biglietto di ritorno, non sappiamo quando, ma questo biglietto c'è e nessuno va prima del suo tempo. Perciò un importante in questi casi, per esempio, di guarigione, quando tu metti veramente la tua intenzione con il tuo cuore puro, con il tuo cuore nell'amore, con la voglia di servire. Come faceva Gesù, che lavando i piedi diceva che quello più umile tra di voi sia il più grande. Quando mettiamo questo concetto in azione, nel servire, la potenza si rivela ancora più grande e più forte. E
Questo è il concetto. Non so se ti ho risposto, se. Sì, è come quando diciamo che anche una non risposta è una risposta del Signore, anche quando a noi magari non ci vorremmo la risposta che ci auguriamo tutti di tenere le persone a noi care vicino, però anche quella, quando c'è la guarigione dell'anima, può essere una risposta. In questo, e così ho capito io, questo volevo dire. Se ho Sì, capito io. ha capito. Ok, grazie. Rosaria, Quando quando. lo spirito è incarnato, la sostanza del perispirito è più o meno legata, più o meno aderente, se così possiamo esprimerci. In alcuni individui vi è in qualche maniera emanazione di questo fluido, come dote dell'organismo loro, ed è ciò che, propriamente parlando, costituisce i medium ad effetti fisici. L'emissione del fluido animalizzato può essere più o meno abbondante e la sua combinazione più o meno facile. Ecco perché i medium sono più o meno potenti. Ecco, questo fatto qua è un caso di quelle persone, che poi parlerà ancora, di quelle persone che riescono a materializzare degli oggetti, oggetti fisici o oggetti ectoplasmici. Sembra roba da cacciafantasma, no? Da chiappa frontale, ectoplasma, no? Sembra una cosa così, ma non è niente di più. È un fluido, è una specie di sostanza abbiamo tutti, e questa sostanza è catturata dalla glandola pineale come un'antenna, perché cattura l'energia elettromagnetica dell'universo e del mondo spirituale, cattura nella nostra ghiandola pineale, e la ghiandola pineale elabora e va a formare nelle mitocondrie, che sono parti delle cellule del nostro organismo, l'ettoplasma, che servirà ai magnetizzatori, a quelli che fanno i passi, a quelli che guariscono con le mani, a quelli che fanno materializzazione. Vai. Quando si ha la volontà di agire materialmente sopra un punto qualunque, collocato a distanza, è il pensiero che lo vuole, ma il pensiero solo non andrà a colpire questo punto. Gli occorre un intermediario, che esso dirigerà un bastone, un proiettile, una corrente d'aria, eccetera. Osservate altresì che il pensiero non agisce direttamente sopra il bastone, giacché se questo non è toccato non si muoverà da sé. Il pensiero, che non è altra cosa se non lo spirito incarnato in noi, è unito al corpo per mezzo del perispirito. Ora egli, come non può agire sul corpo senza perispirito, così non può agire sul bastone senza il corpo. Esso agisce sul perispirito perché è la sostanza con la quale ha maggiore affinità. Il perispirito agisce sui muscoli, i muscoli afferrano il bastone e il bastone percuote dove fu stabilito dal pensiero. Quando lo spirito non è incarnato, ha bisogno di un mezzo ausiliario e questo ausiliario è il fluido, con l'aiuto del quale gli rende l'oggetto suscettibile a seguire l'impulso della sua volontà. Ecco, qua sto dicendo proprio questo, che quando si ha la volontà, non c'è solo il pensiero, ok, ho la volontà e basta lì, non funziona così, no? Ma se ho la volontà e unisco questa volontà alla mia, diciamo così, al mio intervento con il mondo spirituale, io chiederò al mondo spirituale di intervenire, e questo mondo spirituale interverrà sul nostro perispirito, su questo doppio eterico, su questo corpo spirituale, che farà sì con che manderà l'informazione al nostro corpo fisico, e dal nostro corpo fisico arriverà alla manifestazione fisica, nel senso di prendere il bastone e colpire qualcosa. Per esempio, no? Quando diciamo la malattia arriva prima al perispirito. È un perispirito prima che si ammala. Dopo
arriva al corpo fisico. Ma per arrivare al corpo fisico vuol dire che sono anni e anni di pensieri negativi, di sentimenti di rabbia, di rancore e di tante altre cose che hanno inquinato il nostro corpo spirituale, che hanno inquinato questo perispirito. E questo perispirito saturo da questa energia negativa finisce per attingere il corpo fisico. Non dice, ma io stavo facendo un percorso spirituale bellissimo e poi mi sono malato, come mai? Ma tu stava facendo un percorso spirituale bellissimo, ma tu non sai cosa prima di fare questo percorso spirituale, no? Cosa prima tu hai portato avanti nella tua vita, no? Então, quando è saturo, o corpo si manifesta. Alle volte, quando comincia a manifestarsi i sintomi, è una, diciamo, un allarme per che andiamo a riparo, a migliorare la nostra situazione. E in genere, è maggior parte tutto somatico. Noi sappiamo che anche questo del Covid, no? È chiaro che esiste il virus. È chiaro che esiste tutto quello che sta accadendo. Sì, esiste, è fisico e è reale. Ma quanto più il nostro sistema immunitario è debole, più siamo soggetti a attrarre questo tipo di virus, a essere sensibili a questi tipi di virus. E come fare per sì che il nostro sistema immunitario non sia debole, a parte vitamine e tutte le altre, vitamina D, il sole, cose varie? Pensieri. Perché quando noi sappiamo che così come è la nostra anima, quando stiamo bene mentalmente con la nostra anima in tranquillità, diciamo, come possiamo essere tranquilli in questo periodo? Sì, ma cercare di non secciarci da solo, di non portare iela a noi stessi. Già il periodo già è quello che è e noi stiamo già pensando, ah, Madonna mia, non ce la farò mai. Oh, come farò? Oddio, oddio, se ho... È chiaro che mi sto attraendo a me stesso un'energia tantissimo negativa, perciò ha l'importanza di mantenere vigile il nostro pensiero. Ok, vai, avanti. Quindi, quando lo spirito non è incarnato, ha bisogno di un mezzo ausiliario, e questo ausiliario è il fluido, con l'aiuto del quale gli rende l'oggetto suscettibile a seguire l'impulso della sua volontà. Così, quando un oggetto è messo in movimento, sollevato o lanciato in aria, non è già lo spirito che lo afferra, che lo spinge e lo solleva, come noi faremmo con la mano. Egli lo satura, per così dire, con il suo fluido combinato con quello del medium. E l'oggetto, così momentaneamente vivificato, agisce come farebbe un essere vivente, con la differenza che, non avendo volontà propria, egli segue l'impulso e la volontà dello spirito. Questo accadeva molto quando ho fatto dei tavolini che giravano, si alzavano e cose, no? Che loro facevano alzare pure in alto, molto alto, no? E alcuni facevano pure, si alzavano loro stessi da terra, no? Gustav Rolle, andando più vicino a noi qua, no? Lui faceva apparire delle immagini nelle tele dei quadri già dipinti, è come se le immagini creassero vita propria. Faceva diciamo così, giochetti, ma non erano giochetti, perché lui aveva una medianità molto spiccata di effetti fisici. Adesso andiamo avanti. Capitolo 5. Sulle manifestazioni fisiche spontanee. In questo capitolo sarà trattato la questione dei fenomeni sonori e del fenomeno dello spostamento degli oggetti. Una volta compreso i meccanismi di funzionamento, il minimo che dobbiamo sapere è che i rumori provocati dagli spiriti, con o senza lancio di oggetti materiali, sebbene operati dagli spiriti inferiori, sono molte volte provocate per la volontà dagli spiriti di ordine più elevate, con la finalità di dimostrare l'esistenza degli esseri incorporei attorno agli uomini e di una potenza superiore a loro. Ed esiste sempre un medium rivelato o nascosto come causa sine qua, non per la occorrenza del fenomeno. Allora, come causa sine qua non, ossia, è
diciamo così, senza loro non c'è, no, non accade il fenomeno. Devo correggere questa cosa, l'occorrenza. Metto l'apostrofo e mi è uscito lo zero, la verità. Então, está dizendo così. Quando si va in genere, che è diventato moda, no? Delle case infestate e cose varie, no? Di caccia fantasmi, questa roba. Quando si va in queste cose, si sentono che si aprono le ante degli armadi, che si spostano gli oggetti, che si accendono determinate luci o si spengono, si rompono e cose varie, no? Ma qua dice, esiste sempre un medium rivelato o nascosto. Tra le persone che stanno lì c'è qualcuno che è catalizzatore, che assorbe l'energia e lo spirito che sta lì, o superiore. Superiore, in genere questi che fanno questi scherzi così non sono mai superiori, sono gli spiriti erranti, spiriti un po' bassi. Ma quando si è in un gruppo dove c'è una finalità superiore, loro fanno per dimostrare che esiste il mondo spirituale. Non fa, diciamo così, per dare la prova che il mondo spirituale sta qua e funziona vicino a noi. Vai. Di tutti. Tutte le manifestazioni spiritiche, quelle più semplici e più frequenti, sono i rumori ed i colpi battuti. E qui soprattutto che bisogna temere l'illusione, poiché una quantità di cause naturali possono produrne il vento che soffia o che agita un oggetto, un corpo che noi stessi facciamo muovere senza accorgercene, un effetto acustico, un animale nascosto, un insetto, eccetera, come pure gli scherzi di cattivi burloni. I rumori spiritici hanno, d'altronde, un carattere particolare, mentre dimostrano un'intensità ed un timbro variatissimo che li rendono facilmente riconoscibili e non permettono di confonderli con lo scricchiolio del legno, con lo scoppiettio del fuoco, con il tic-tac monotono di un pendolo, sono colpi secchi. Ora sordi, deboli e leggeri, ora chiari, distinti, qualche volta rumorosi, che cambiano di posto e si ripetono senza una regolarità meccanica. Di tutti i mezzi di controllo, il più efficace, quello che non può lasciare dubbio alcuno sopra la loro origine, è l'obbedienza alla volontà. Se i colpi si fanno sentire nel posto designato, se rispondono al pensiero per il loro numero o la loro intensità, non si può non riconoscere in essi una causa intelligente. La mancanza d'obbedienza, però, non è sempre una prova contraria. Ecco, sta dicendo qua che un controllo, diciamo che quando accadono queste cose, dobbiamo prima scartare qualsiasi tipo di rumore, no? Tipo così, qualcuno dell'appartamento di sopra che cammina con le zoccole, no? Con quelle cose di legno che fanno rumore, la signora do cose a fianco, che tira un sciacquone, qualche rumore così. Scartando il rumore ambientale, anche questo degli ossa, no? Perché alcune persone riescono a fare scricchiolare le ossa, no? E tutti immaginiamo una sala dove c'è tutto silenzio, tutto cosa, no? E se si sente un rumore improvviso, vuol dire che c'è qualcuno, oh, c'è qualcuno. No, non vuol dire questo. Quando invece, se c'è se rispondono a una nostra richiesta, se siete qui o se state qua, cosa battete un colpo in questa direzione, batti un colpo, no? Tu senti, ma senti secco, senti un rumore serio, non quella cosa che tu vieni in dubbio, ma è o non è? Perché quando c'è veramente un fenomeno dove c'è serietà delle persone che vogliono studiare questi fenomeni, quando c'è serietà, non scherzo, non tavola da gioco, non rota di curiosità, ma per studiare e poter entrare in contatto con queste potenze, lui accade di una maniera perfetta. Non c'è proprio dubbio quando accadono. E noi, diciamo così, non c'è necessità di provare. Quando ci mettiamo troppo nel dubbio, perciò dobbiamo andare avanti di evitare
gli scherzi e i burloni e pure degli spiriti bassi che vengono a fare degli scherzi, ma per evitare qualsiasi cosa, l'importante è stare sempre attento e controllare sempre, per non farsi, non prendiamo tutto come oro colato, perché non è così che funziona. Vai. Il più sicuro mezzo di prevenire gli inconvenienti che ne potessero nascere, poiché non si potrebbe impedirli, è di far conoscere la verità. Le cose più semplici diventano spaventevoli quando la causa è sconosciuta. Quando ci saremo fa familiarizzati con gli spiriti e quando coloro ai quali si manifestano non crederanno più di avere una legione di demoni alle calcagne, non avremo più paura. Quello che, come dice qua, un mezzo più sicuro per prevenire e qualsiasi inconveniente è proprio questo, la conoscenza. La verità vi renderà liberi. E è così, perché quando uno c'è paura, no, questa è roba del diavolo, questa è roba dei demoni, non c'è niente di questo. No, che la paura è quello che ci fa andare indietro, è quello che ci fa non capire le cose e creare misticismo. Noi non vogliamo creare nessun mistico, nessuno che va a fare misticismo in giro, perché non esiste. C'è una prova reale, c'è una spiegazione per qualsiasi fenomeno, per qualsiasi cosa c'è una spiegazione scientifica. Perciò lo spiritismo non è quella cosa, esci da questo corpo. No, non è così. Lo spiritismo è scientifico. E non è, non, non, per lui non esiste il soprannaturale, perché comprendendo le cause, il soprannaturale diventa naturale. Perciò non esiste esoterismo, le cose occulte che si deve fare, no, niente di questo. Assolutamente. Perché non c'è senso. Perché una volta spiegata è più facile ragionare, è più facile comprendere, più facile pure di utilizzare. E qua noi parleremo di quello che ha detto Antonio sul Sai Baba anche, sui fenomeni degli apporti. Vai. Questo fenomeno non differisce dagli altri di cui abbiamo parlato, se non per l'intenzione benevola dello spirito, che ne è l'autore, per la natura degli oggetti, quasi sempre graziosi, e per la maniera dolce e sovente delicata con la quale sono arrecati. Esso consiste nell'apporto spontaneo di oggetti che non esistono nel luogo dove uno si trova. Sono di solito fiori, qualche volta frutti, dolci, gioielli, eccetera. Chi è andato già da Sai Baba e chi è andato da lui è uscito sempre con qualche oggetto, o un fiore, un gioiello, un frutto, qualsiasi cosa, esce da là con un oggetto che lui materializza al momento. Molti materializzano dalla bocca, esce dalla bocca. Altri basta a tenere chiuso la mano, poi quando apri. C'è così, ma senza essere un predigitatore, un mago, assolutamente, non c'è magia dei maghi, questi maghi, no, niente di che, è la magnetizzazione di questi oggetti, in genere molto spesso gioielli, alcuni gioielli, e sono, alcuni riconoscono nella rivista spiritica, che non c'è in italiano purtroppo, ma si trova in francese, in spagnolo, in portoghese, che Kardec, c'era questa rivista che era mensile e lui scriveva tutte le metteva nella rivista le informazioni, le domande e le cose che accadevano in queste riunioni che lui praticava in Francia. E molti di loro facevano vedere questi oggetti. Alle volte era un oggetto che stava a casa di una delle persone che stavano lì, no? E che loro, al momento che devono di far apparire, tipo così, o la persona stava qua e dice: fa apparire questo oggetto nella casa di Tizio, no? E l'oggetto appariva lì, come faceva pure Rol. Che alle volte uscivano degli oggetti, trovava dentro i libri, dei bigliettini scritti con delle cose, nei cassetti degli oggettini o fiori o frutti o
gioielli. Questo accadeva spesso. Vai, continua. Bisogna dire anzitutto che questo fenomeno è uno di quelli che maggiormente si prestano all'imitazione e occorre pertanto star bene in guardia contro l'inganno. Si conosce fin dove può giungere l'arte della prestidigitazione in ciò che riguarda le esperienze di questo genere, ma anche senza avere a che fare con un uomo del mestiere, si potrebbe essere facilmente ingannati da una manovra abile e interessata. La migliore di tutte le garanzie sta innanzitutto nel carattere della notoria onorabilità, nel disinteresse assoluto della persona che ottiene simili effetti. In secondo luogo, nell'esame attento di tutte le circostanze nelle quali i fatti si producono. Infine, nella illuminata conoscenza dello spiritismo, la quale sola può fare scoprire ciò che potrebbe essere sospetto. Ecco, i prestidigitatori, i maghi, diciamo così, no? L'epoca di Kardec, lui ha conosciuto Houdini, era conosciuto come un mago, no? E Kardec è andato a vedere le sue qualità, le sue possibilità. E lui ha scoperto che Houdini aveva una grande medianità, ma usava dell'arte della prestidigitazione. La maggior parte del tempo non era mago di effetto fisico, lui non era medium di effetto fisico, ma usava della cosa. Ma per evitare questo, conoscete la persona a quale sta succedendo questo? Se è una persona che non fa per soldi, non fa per avere fama, notorietà o essere importante, no? Ma alle volte accade spontaneamente o per un obiettivo nel fatto di fa vedere che diciamo così, che un mondo spirituale sta lì per dare la sua manifestazione. Io ho visto una conferenza di Udivaldo a Roma, dove c'era un signore di Roma, un signore che era medium di Roma, che durante la conferenza di Udivaldo, quando lui è andato a fare firmare il libro, no? Autografare il libro di Udivaldo, in quel momento lì lui ha avuto una manifestazione di apporto e è uscito un gioiello che lui ha regalato a Divaldo, ma proprio così davanti a noi, no? E è interessante vedere perché a noi non ci fa, noi sappiamo che esiste, então non è che fa, oh, ma è sempre carino, è sempre interessante vedere queste cose. Ma dobbiamo stare attenti dagli imbrogli, dai charlatani e dalle persone che vogliono utilizzare la magia dei maghi, no? Queste cose di magia, per questo fine, per poter imbrogliare le persone. Vai, 96. La teoria del fenomeno degli apporti, delle manifestazioni fisiche in generale, si trova riassunta in una maniera notevole nella seguente dissertazione, avuta da uno spirito di cui tutte le comunicazioni hanno un carattere incontestabile di profondità e di logica. Se ne troveranno molte nel seguito di questa opera. Egli si è fatto conoscere sotto il nome di Erasto Discepoli di San Paolo e come spirito protettore del medium che gli servì di interprete. Durante l'epoca di Kardec, questo spirito di Erasto si è manifestato attraverso una medium e ha dato grandi, grandi, grandi messaggi. Questo è un pezzettino di alcuni di questi messaggi, che sta sempre nel libro dei medium. Vai. Per ottenere fenomeni di quest'ordine è necessario avere con sé certi medium che io chiamerei sensitivi, vale a dire dotati al più alto grado delle facoltà medianiche, di espansione e di penetrabilità, poiché il sistema nervoso di questi medium, facilmente eccitabile, permette loro, per mezzo di certe vibrazioni, di proiettare attorno a sé e con profusione il loro fluido animalizzato. Ecco, questo qua dice, non è che i sensitivi di quello che noi chiamiamo sensitivi, no? Che hanno sesto senso, no, sono sensibili in questo senso, chiamerei sensitivi, ma nel senso di essere più sensibili, più eccitabili quando si trovano a produrre questi fenomeni. C'era Peixotinho, come ho parlato già, questo medium brasiliano, che a casa sua, i suoi figli, no? Non sapevano chi era vivo e chi non era, chi era lì di vero, che stava lì in verità e chi non stava,
perché lui riusciva a produrre materializzazione di persone che erano andare e venire incredibile a casa sua e che non erano, stavano lì quelle persone. Ma alle volte erano persone fisiche, vive, altre erano spiriti che loro materializzavano così con una facilità incredibile, ma dipendeva della sensibilità di quel medium, no? E è molto importante che qua dirà anche la qualità del medio, vai, in generale. In generale, i fatti d'apporto sono e resteranno eccessivamente rari. Non ho bisogno di dimostrarvi perché essi sono e saranno meno frequenti degli altri fatti di tangibilità. Lo Del dedurrete voi stessi da quello che dico. D'altra parte, questi fenomeni sono di una tale natura che non solo non tutti i medium vi sono adatti, ma anche non tutti gli stessi spiriti possono produrli. Occorre infatti che tra lo spirito ed il medio influenzato esista una certa affinità, una certa analogia, in una parola, una certa somiglianza che permette alla parte espansibile del fluido perispiritico dell'incarnato di mescolarsi, di unirsi, di combinarsi con quello dello spirito che vuol fare un apporto. Questa fusione deve essere tale che la forza risultante divenga, per così dire, una, allo stesso modo che una corrente elettrica che agisce sul carbone produce un fuoco ed una luce unica. Ecco, qua spiega, qua, si vede che quando vai. Si vede che quando si tratta di esprimere una idea nuova, per la quale manca nella lingua il vocabolario, gli spiriti sanno perfettamente creare neologismi. Le parole elettrodinamico, perispiritico non sono nostre. Quelle che ci criticarono di aver creato i vocabolari spiritista, spiritismo, perispirito, che non avevano i loro analoghi, potranno pur fare lo stesso processo agli spiriti. Scusi, No, lei la spiegalo meglio perché. allora, perché qua sta parlando sempre di perispiriti, sta parlando di perché ho preso solo un pezzettino del testo di Erasto, no? Che nel libro dei medium vi troverete, ma l'altra elettrodinamico, perispiritico, spiritismo, dice no, non sono parole qua del nostro vocabolario corrente, ma sono state create neologismi dagli spiriti. Então dice, se volete farmi una causa di queste parole che escono ogni tanto, no? È fatto un processo agli spiriti, dice lui, no? Perché quando parliamo di perispirito, ma chi è questo caspita di perispirito, no? Abbiamo già spiegato che cosa erano in altre riunioni, che potete leggere comunque nel libro dei medium. Rosario, ti ringrazio tantissimo per la lettura. Grazie. E adesso, se avete delle domande, è l'ora. Io ti volevo chiedere, allora, quindi noi, tutti noi possiamo essere dei medium, però per essere un medium che comunica con uno spirito, un perispirito disincarnato, dobbiamo conoscere tutte queste cose, allora, così? Sì. Perciò stiamo studiando questo libro dei medium, perché io faccio quello che dico a voi è un riassunto dei capitoli che dovete già aver letto, no? Libro dei medium, è perché ho messo la cosa non si legge bene, ma sto facendo, oh ragazzi, sparito il libro, oh, adesso c'è il libro, ok. Libro dei medium, perché questa è una specie di riassunto, come vi ho detto, no? Del libro dei medium, perché se dobbiamo leggere dall'inizio alla fine, non è che è pesante, ma diciamo così, diventa pesante. Diventa pesante. Perché è un studio, no? Per i termini utilizzati, per come lui spiega. Vedete che è un vero e proprio studio, che non è una cosa da superficialità o da cosa così. Quando uno fa tutti questi
effetti, fenomeni, no? Attraverso la medianità appartiene all'umanità. La cosa bella della medianità è che non è appannaggio di nessuno. Non è che, ah, quello è medio, hai tutto quanto, oh, è medio, ah, quello là è medio, ah, è medio. Tutti siamo medio, che di una proporzione o di un'altra. Ci sono quelli che riescono a fare questi effetti fisici magnifici e meravigliosi, altri invece che, diciamo così, sono intuitivi, altri sono attraverso i sogni. C'è gente che sogna tantissimo e delle cose che poi accadono o cose che poi hanno un significato particolare per la sua propria vita. È un nostro modo di comunicare con il mondo spirituale, perché tutti noi abbiamo questa possibilità di comunicare con il mondo spirituale, chi attraverso la preghiera, chi attraverso la mano, chi attraverso l'empatia con l'altro, chi attraverso la compassione. I medium possono essere anche quelli che sono compassionevoli, che hanno empatia per gli altri. Non vuol dire che devono produrre qualche fenomeno. Già vivere è un grande fenomeno. Già la vita è un fenomeno. E tutti noi, questi fenomeni particolari, no? Possiamo dire che sono oltranormale. Quando si dice paranormali, vuol dire che sono oltre il normale, che non è una cosa che vediamo ogni giorno. Non è che ogni giorno vediamo gente che materializza le cose e fa gli apporti. No. Perciò questi oltre normale o paranormale, non è che paranormale è una cosa di film di horror o di film fantascientifico, no, vuol dire va oltre il normale. Il normale è il medio che sia empatico, quello che sogna, quello che ha la possibilità di con le mani dare l'energia, chi ha la possibilità di comunicare attraverso la metafonia, attraverso la metavisione, attraverso la psicografia, attraverso ascoltare, attraverso vedere. Ci sono tanti tipi di medianità. Ognuno poi che voglia sviluppare la sua dovrà vedere qual è il suo tipo. Pure una persona molto empatica è anche lì un medium. Non vuol dire che deve avere un potere paranormale, che sono tutti, non sono poteri, sono condizioni umane di ognuno di noi. Perciò quando uno parla, ah, quello è medium, e tutto quanto fanno, oh, aprono gli occhioni, no? Guardano la persona come se fosse una persona speciale. No, siamo tutti speciali, perché la vita è speciale. Vivere già è una grande avventura, come diceva Peter Pan, no? Perché è così, è vero che noi, tutti noi abbiamo delle doti. Queste doti sono le nostre capacità. Chi riesce a dipingere, chi riesce a suonare un strumento, chi riesce a scrivere, chi riesce a parlare, ognuno di noi ha una specie di talento, e questi talenti dobbiamo scoprire qual è il nostro tipo di talento. E con l'osservazione di noi stessi, come interagiamo con gli altri e con il mondo che sta attorno a noi, possiamo scoprire. Ma la cosa più importante di tutto questo, se scordate tutto quello che abbiamo detto questa sera, ricordate solo una cosa: che il primo spirito con cui dovete avere contatto, il primo contatto è con voi stessi, con noi stessi. Il primo spirito con cui dobbiamo mediare è il nostro proprio spirito, ossia conoscere chi siamo noi. Questa è la cosa più importante. Questo qua è teoria, questa roba è teoria. Per poter comprendere, come ha detto tu, Rosaria, per poter comprendere meglio quello che accade, quello che sta attorno a noi, perché succede. Perché alle volte la gente vede una cosa del genere,
o si spaventa, o pensa che è cosa del diavolo, o pensa che è cosa, oh, no, quella persona là è speciale. Non mettiamo nessuno sul piedistallo, perché nessuno è speciale, tutti siamo speciali, tutti. Ok? Qualcun altro? Capita, posso dire una cosa? Dimmi. Allora, io confermo tutto quello che hai detto e hai letto, perché frequentando con te dal 2014, ma specialmente negli ultimi 2 anni che ti sto frequentando di più, ho avuto esperienze di queste, delle materializzazioni dei vari medium che hanno le varie attitudini, no? Chi pittura, chi psicografava, li ho visti proprio di persona, specialmente quando andammo ad Assisi. Ma parlando poi di fluido, quando mi ha abbracciato Aroldo, io ho sentito c'è cioè un mare di amore che mi abbracciava. Mi sono proprio sentito invaso dall'amore, c'è cioè una cosa, una sensazione che non si può spiegare. In più, volevo dire a Rosaria, tempo fa dissi a Rosaria, Rosaria, non trovo delle cose, sono gli spiriti burloni che me l'hanno nascoste, che so che stavano da una parte e non ci stavano, ma ti faccio vedere che fra un paio di giorni li ho sgridati, compaiono. Come infatti dopo 2 giorni ho chiamato Rosaria e l'ho trovato in un posto che non ci potevano proprio essere. Perciò Sono confermo tutto quello che hai questi detto. spiriti burloni. In genere fa parte della tradizione irlandese che parlano delle precauti, no? Di questi gnomi che sono un po' dispettosi, fanno degli scherzi. Ma in tutte le culture ci stanno questi burloni, no? Ma chiaro che loro non fanno questo se non c'è qualcuno dentro casa. Non è che loro vengono quando non c'è nessuno, no? Loro, cioè, deve esserci comunque qualcuno. Perché? Perché è attraverso la nostra energia che loro riescono a catalizzare la forza necessaria per creare il fenomeno. Questo è. Qualcun altro? Io comunque molte volte li vedo pure, non è che vedo solo i bulloni, io adesso ho iniziato anche a vedere, li vedo passare, li vedo attraversarmi, vedo le loro ombre, li vedo spesso. Cioè, mo, cioè, ecco, come hai detto tu, la conoscenza, avendo la conoscenza, cioè, no, non è un'ombra, so che è uno spirito, perché No, si ma come vede, si sente, lo percepisci. allora dobbiamo stare attenti anche al fenomeno da pareidolia, da comunque quello E l'apparenza. quando guardiamo le immagini e immaginiamo che sia una cosa e non è quella cosa. Noi Ma io immaginiamo, risento per proprio, Leila, risento no, 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 proprio. sto dicendo, dobbiamo Certe volte comunque mi stare attenti. appaiono. Quando sono bene, bene centrato, mi appaiono. Ecco, vuol dire che tu ce l'hai questa possibilità, come altri hanno altre possibilità. Ognuno, come hai detto tu, l'abbraccio di Haroldo, tu hai sentito l'amore, lui, la sua medianità è quella del donare questa energia. E le persone che stanno attorno a lui percepiscono. Anche ognuno di noi ce l'ha una forma di questa medianità e ognuno può svilupparla e conoscere come funziona. Aiuta a sviluppare e non fa sì con che entriamo nel misticismo, nella cosa del fanatismo o della fascinazione, che siamo fascinati da determinate cose. Dobbiamo stare attenti, molto attenti. Antonio, dimmi. Ciao carissima, non so, hai notato che mi ero desilenziato, perciò No, o no, no. è la tua Vai. medianità che mi ha intercettato, ho capito bene. Allora, ti voglio dire solo questo, beh, stasera è molto interessante, tu dici questa è teoria, ma in realtà secondo me questa è la parte più operativa e pratica di Sì. questo corso, diciamo così, però fai bene a dire queste cose perché sono cose molto particolari, delicate e poi dipende anche la platea a cui ci si riferisce e me ne rendo conto. Però ti devo fare delle domande, un po' diciamo così. Tu sai che io qualche giorno fa ho visto il film di Kardec che mi è piaciuto tantissimo. Sono stato con gli spilli, diciamo, sotto le palpebre perché era notte fonda, però sono riuscito a vederlo tutto. E mi è piaciuta la parte in cui quando si alzavano i tavolini, sai, no? Lui faceva la distinzione, quello che accadeva nei teatri, che era tutto, diciamo, una messa in scena, invece poi quello che accadeva a lui. Ora, la mia domanda è questa: che tu sappia, oggi,
Ci sono delle canalizzazioni in cui accade che in effetti ci siano delle manifestazioni simili a quelle a cui ha assistito Kardec, tipo come l'innalzamento dei tavolini? Guarda, sì, ci sono. Seconda domanda, così facciamo presto. Che tu sappia, oggi accade che ci siano degli apporti significativi dal punto di vista medianico? Oh, sì. Sì. Terza domanda. Che tipo di medianità secondo te aveva Gustavo Adolfo Roll? Effetti fisici. Lui aveva la medianità di effetti fisici. Di effetti quindi fisici, era un medium. Comprende l'apporto, la materializzazione, la canalizzazione. Lui aveva una medianità di effetti fisici. Ed era molto forte dal punto di vista medianico. Sì, perché molto aveva forte. Varie... Lui aveva, diciamo, aveva anche lui la stato, facoltà... diciamo così, poteva essere più approfittato da lui stesso, non dagli altri, nel senso che... Per una questione proprio di conoscenza ridotta o per fatto del cattolicesimo o per fatto della, sì, anche il periodo storico, chiesa o di tante altre cose, no? Per non poi diventare un mistico, una cosa del genere. Lui aveva paura e la sua paura ha impedito... Buonanotte, Anna. La sua paura ha impedito a lui di andare, di approfondire la sua capacità, sì. Ma lui era un medium di effetto fisico. Lui faceva anche pittura medianica, vero Leila? Sì. Quello che lui faceva era pittura medianica. No, ma faceva pure cambiare l'immagine dei quadri già dipinti. Tu sai che Hitler aveva tentato un incontro con lui e lui invece fu nascosto e non c'è mai stato questo incontro con il Führer. Sì, ma mi sembra che pure il presidente De Gaulle, no? Sì, che non solo. C'è tutta anche, una storia. Anche il presidente Kennedy nell'unica volta che è stata in Italia. Sì. Mussolini. Sì, lui era molto, molto forte. Ma secondo te, dal punto di vista spirituale, oggi, per esempio, Gustavo Adolfo Roll, che spirito sarebbe? Cioè, che spirito è, secondo te? In che senso questo spirito superiore, dici tu? Sì, come nella scala spiritica, se vogliamo adottare il termine di Kardec. Io sono molto, diciamo così, avara nei termini, perché per esempio, la guida di Emmanuel, io non lo chiamo spirito superiore, era la sua guida. Capito? Un spirito superiore erano gli istruttori di Emmanuel, no? I suoi istruttori, ma era un spirito intelligente, un spirito evoluto, lo chiamo un spirito evoluto, ma Gustavo Roll sarebbe un spirito intelligente. Un spirito intelligente, perché per essere evoluto, per essere un spirito superiore, per la mia, diciamo così, avarizia di dare nomi grandiosi a degli spiriti, non lo considererei un spirito superiore per questo fatto, ma non è che non lo sia, può essere che lo sia e come, no? Per esempio, San Francesco per me era un spirito superiore. Sì. Capito? È a sì, livello. Sì, capisco quello che vuoi dire. Sì. Capito che l'unica cosa volevo solo dire, diciamo, ma giusto per me, è una mia considerazione. Quando tu prima parlavi dell'esoterismo, no, eccetera. Io certamente la medianità è qualcosa che va al di là ed è assorbe l'esoterismo. Però io credo, forse questo l'ho detto anche già un'altra volta, che i mezzi esoterici, quella che ci insegna anche l'ermetismo, la tavola smeraldina, ermete dismegisto, insomma, tante cose che ci siamo detti più volte, credo che siano però dei mezzi che possono avvicinare l'uomo alla medianità. Sì, allora, sa qual è? Forse questa domanda dovrei rispondere a quella tua diretta. Te ne faranno. allora, questo fatto di domandare è importante perché è attraverso le domande che voi mi spingete a parlare, no? Allora,
L'esoterismo, ci sta esoterico e exoterico, no? Ci sta quello fuori e quello interno, no? L'esoterismo in genere, confuso con, non confuso, a detta di Rosa Croce, i massoni, quello della Fraternità Bianca, i Templari, tutti questi gruppi, sì, di persone che si sono associati per studiare il mondo spirituale e i poteri che l'uomo può avere e che può avere su se stesso e sulle cose che lo circondano. L'esoterismo in pratica è questo, è cercare di capire come funzionano le cose e, sì, come possiamo utilizzare queste cose alle nostre, a nostro favore. So che c'è una cosa che non è più del nostro secolo. Il secolo XX, XXI adesso, no? Il secolo XXI non è più luogo per l'esoterismo. Perché? Perché la conoscenza è diffusa. L'esoterismo era basato su una conoscenza chiusa in un gruppo, in gruppi, e non direi setta, perché la parola setta qua in Italia già arriva proprio setta satanica, ma sarebbero, io chiamo gruppi, no? Come il cerchio 77, come altri, sono gruppi, no? Che sono gruppi che studiano determinate cose. Ma come oggi, con la comunicazione via web, su internet, è diffusa dappertutto, tutti quanti, basta cliccare una parola e la trova dappertutto in qualsiasi cosa volete capire, questo mezzo esoterico, molto della scienza segreta, no? E tutte queste cose, non c'è più bisogno, non è più necessario fare il fratello, per esempio, il fratello del terzo grado, no? La teosofia, ci sono i vari gradi di iniziazione, no? Sì. Tu fai il grado iniziale, puoi fare il primo, poi il secondo e poi l'iniziante, poi vai avanti. Il terzo grado sarebbe quello grande, o come il maestro del tempio, no? Della massoneria, no? Io sono il suo maestro del tempio della massoneria, della loggia massonica. Perciò ogni gruppo di questo ha la sua iniziazione e è fatta solo per quelli iniziali, come quelli della tavola smeraldina, come, sì, come il gruppo di Lady Bitter, Annie Besant, Krishnamurti, Blavatsky, tutta questa gente. Era di un periodo dell'Ottocento, Novecento, 2000, 2021 stiamo, non c'è più bisogno della segretezza, del nascondere, di fare nicchia, capito? Perché questo fatto di fare nicchia ha fatto sì con che creassi un gruppo che si credeva potente e che la gente temeva. La gente teme, sì, perché poi alla fine facendo nicchia si pensa che quel che si sa, che poi quel poco che si sa, sia qualcosa a carattere speciale. E in realtà poi non è così. No, e poi tutti quanti si ditano le altre, ah poverino, loro non conoscono niente, non sanno niente, sanno loro, capito? Capito? È brutto questo, addirittura peggiorativo il fatto di questi esoterici, perché fa sì con che la verità non si diffonda. La verità rimanga in quel cerchio ristretto. Dice, ma la verità non è per tutti, è come se buttare perla ai porci. No, no, perché oggi i porci sono più intelligenti e meritano capire un po' di meglio, un po' meglio le cose. Si usano le belle collane di perle. No, non c'è più bisogno di nascondere niente. E come... come diceva Kardec nel libro nel Vangelo secondo gli Spiriti, no? La universalità delle comunicazioni. Il mondo spirituale comunica con il mondo fisico dappertutto, in Italia,
in America, in Australia, in Russia, in Cina, dappertutto. E ultimamente su Netflix sta uscendo delle serie coreane, no? Orientali coreane. Interessantissimo conoscere la loro civiltà, il loro modo di pensare. E è molto legato al mondo spirituale. Sì. Noi che abbiamo la conoscenza che lo spiritismo ci ha dato di questo mondo, come funziona, no? Guardando questi film, vediamo un po', loro sanno come funziona, anche loro. Hanno una loro teoria, un loro modo di pensare, ancora abbastanza primitivo, direi. Non perché sono primitivi, nel senso che sono primitivi, no, ma che mancano alcuni dettagli che se avessero questo dettaglio, wow, sarebbero spiccati voli pindalici. Ma come mancano alcune informazioni a questi, fa sì con che rimanga restritti ancora alcune visioni degli spiriti, dei demoni, di queste cose. Perciò l'esoterismo per noi non interessa più, perché crea barriera. E noi vogliamo sì, invece in realtà bisogna diffondere, bisogna divulgare, bisogna semplificare le cose affinché arrivino a più persone. Spiritualità. Arrivino a più persone, sì. C'è sede di spiritualità, la gente vuole sapere, vuole conoscere, ma ha paura. Perché hanno paura? Perché prima si faceva iniziazione, si doveva fare i gradi. C'è un libro molto, molto bello, che è molto interessante, che si chiama Il fratello del terzo grado, ma credo che siano solo in spagnolo che si trovi. È molto bello. Zanoni, il figlio di Zanoni, erano libri che spiegavano anche queste situazioni, queste sette, diciamo così. Ho parlato già di Mabel Collins, no? Che è questa è una scrittrice, che c'è in italiano il suo libro, un libricino fino, piccolino, che si chiama L'idilio dell'otto bianco, che ce l'ho qua, aspetta, L'idilio dell'otto bianco, che è bellissimo, perché fa sì con che si capisca un po' meglio questo mondo spirituale. Ecco qua, questa addirittura è di 1944, questa edizione che ce l'ho qua, L'idilio dell'otto bianco, che racconta la iniziazione di questo ragazzo, no? E in India è molto molto bello. Poi La luce sul sentiero, sempre di Mabel Collins, come si fa, ecco qua, La luce sul sentiero, Attraverso le porte d'oro, pure questo, sempre Mabel Collins, un doppia L, è comunque edizione teosofica italiana, questo qua ci sta, la teosofica italiana hanno tradotto qua. Tutti questi esoterici portano informazioni che fanno vedere che solo alcune persone possono partecipare, solo alcuni possono vedere, solo alcuni possono capire. Oh, ma ci sta una infinità di informazioni dappertutto. Tutti possiamo capire, tutti possiamo attingere a questo pozzo di saggezza. Non c'è bisogno più di creare dei gruppi, delle cose. Ci sono quelli della quarta via che mi ha fatto ridere una volta, ma non vi racconto perché lasciamo perdere, non facciamo critica a nessuno. Ma ci sono quello di Old Spake, quello dei libricini gialli, no? Ci sono tanti, ma ognuno vuole avere... dice, no, ho io la verità. La verità è squarciata dappertutto adesso. Non c'è più nessuno che la possa nascondere più. Grazie, signore, grazie. È la internet a servizio del bene. Questo è. Ragazzi, avete altre domande? Che ho parlato troppo?
Dobbiamo chiudere con la diretta comunque. Cioè, avete qualche altra cosa da domandare? Dai, la posso fare, una domanda? Sì. No, volevo chiedere una cortesia, se si poteva fare la preghiera, perché volevo fare la preghiera con voi, perché qua sto morendo dal freddo, così me ne entro in stanza, eppure batti della linea, però vi sento. Va bene, va bene, va bene. Facciamo 11 minuti, sto morendo dal freddo. No, non vorrei di freddo, per piacere. Antonio, vuoi fare tu la preghiera finale? Va bene, la faccio con piacere. Era da tanto che non la facevo. Comunque, stasera, vi dico la verità, mi farebbe molto piacere se tutti noi donassimo tanto amore, tanta luce spirituale a tutti i bambini del mondo, ai bambini che sono ammalati, ai bambini che hanno dei deficit, anche ai bambini che stanno bene affinché proseguino i loro percorsi esistenziali. I bambini hanno bisogno di tutto e soprattutto noi genitori abbiamo un rapporto viscerale con loro, probabilmente fino a quando non ci disincarniamo, sicuramente è così. Però quando sono bambini hanno veramente bisogno di ogni cosa e quindi veramente vi preghiamo per l'umanità, però con particolare riguardo ai bambini, a tutti i bambini del mondo, soprattutto a quelli che soffrono nelle località delle guerre, dove ci sono le guerre, dove ci sono gli abusi, bambini che vivono nelle case famiglia, bambini allontanati dai genitori. E mi viene in mente, vi dico la verità, scusatemi se diciamo sottolineo anche questa cosa, però sono giorni che sia su Facebook che sia in TV passa sempre l'immagine di questa bambina, di questa Denise Pepitone, che sono 17 anni, che è stata allontanata dalla mamma. Prego anche per lei, adesso oggi non è più una bambina, sarà sicuramente una donna, ma prego anche per lei affinché sia lei che la mamma trovino pace in questa storia. Grazie. Grazie Antonio. Chiediamo al Signore per l'amica di Rosaria, Saverio, e tutti noi che stiamo, ringraziamo pure Paola, che è la bambina che stavamo pregando, sta tutto bene, è andata tutto bene, ok? Chiudo la diretta. Ragazzi, di voi dello specchio dell'anima, non c'è Luca a darmi un feedback vostro, ma spero che sia andato tutto bene. Vi ringrazio. Ciao Gina, bacione. Buonanotte.